Allora, buongiorno a tutti, bentornati e riprendiamo questi appuntamenti anche con Matteo. L'asana che affrontiamo oggi non mi fa particolarmente impazzire, è Shirshasana, quindi è il primo degli headstand, quindi la posizione sulla testa. Allora, Shirshasana da un punto di vista diciamo più filosofico è legato come asana al fatto di vedere il mondo capovolto, quindi è il cambio di prospettiva. E anche già quello magari non è una cosa che ci fa impazzire, perché noi siamo ben legati in quello che è il nostro punto di vista. Quindi trovarsi a testa in giù e avere proprio una visione completamente diversa e opposta rispetto a quella solita non è che ci faccia particolarmente impazzire. Quindi il primo ostacolo è questo. Il secondo ostacolo è che non vediamo dove andiamo, siamo al contrario, per cui non riusciamo a vedere cosa c'è dietro e bisogna fidarsi di cosa? Di noi, del nostro corpo, dei nostri muscoli, della nostra percezione, del nostro equilibrio, del sentirsi perfettamente allineati e anche questa non è una cosa semplicissima. C'è un momento quando facciamo quest'asana, dove la sensazione è quella di perdere totalmente l'equilibrio, in realtà è proprio il momento in cui siamo perfettamente allineati, cioè laddove non sentiamo più tensione è perché siamo esattamente nell'equilibrio perfetto. E in realtà poi lì ci spaventiamo e quindi andiamo o avanti o indietro perché ci spaventa sentire questa mancanza di tensione. No, ci stiamo comodi, dici vabbè, ma perché ci sto comodo? C'è qualcosa che non torna. Allora forse sto per cadere e cadiamo, è inevitabile perché poi quanto ci condizioniamo noi è fantastico. Allora, intanto, la posizione di partenza è le braccia. Questo punto qui del polso viene definito la zona della paura, ok? Nel senso che non si deve mai staccare da terra. Nel momento in cui questo punto qui si stacca, vuol dire che stiamo facendo questo e vuol dire che stiamo cadendo in avanti. Oppure stiamo facendo peggio ancora questo e stiamo cadendo indietro. Tendenzialmente succede questo, cioè noi stiamo precipitando in avanti e quindi questo punto qui si stacca. Se voi tenete presente questo punto da mantenere sempre ben compresso a terra, difficilmente cadrete. La misura della distanza che ci deve essere tra le nostre braccia è questa, non è questa. Okay, non è prendersi gli avambracci, è afferrarsi i gomiti, perché la linea deve essere questa, cioè il gomito deve rimanere sempre sotto la spalla. Se noi facciamo questo, usciamo dalla linea, quindi dobbiamo fare questo tipo di lavoro qua. Poi, una volta che diventate abbastanza abili nel farla, non avete più bisogno di fare questa cosa qua. Comunque, questa è la misura, da qui ruotiamo sui gomiti e questa sarà la distanza che dobbiamo tenere tra i nostri avambracci. Il mignolo, le dita delle mani possono essere o incrociate o non incrociate. Io preferisco questa perché mi fa sentire più bloccata rispetto a questa, okay? Quindi questa mi tiene un po' di più. Però non incrocio mai i mignoli, perché se incrocio i mignoli le nocche spingono una sopra l'altra e rischio di farsi male. Quindi i mignoli sono paralleli, appoggiano tutti e due a terra, le altre dita sono incrociate. Il pollice è dritto perché deve sostenere dietro l'orecchio la salita. Il punto di partenza è la distanza che c'è tra pollice e medio, quindi dalla punta del nostro naso, con questa distanza qui. Quindi vedrete che non è mai il centro della testa, è un pochino prima. Per quale motivo? Perché nel salire lo raggiungeremo questo punto. Quindi mano a mano che camminiamo, in realtà, noi da qui, poi ci spostiamo verso il centro. Se noi partiamo già da qui, camminando ci ritroviamo qui. E che vuol dire che siamo già in questa posizione? Cioè il nostro collo è già messo male e rischiamo già di farci male lì. Perché la pressione sul collo deve essere minima. È un headstand, quindi appoggia comunque sulla testa, ma non deve schiacciare la zona cervicale del nostro rachide, assolutamente. Ok? Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo spingere tantissimo con gli avambracci a terra, sentire che
la spalla è ingaggiata al massimo, questa zona qui deve spingere tantissimo a terra e tenere la distanza. Se siamo qui e abbiamo già sbagliato, vuol dire che tutto quello che è, cioè il peso è completamente appoggiato sulla zona cervicale. Invece dobbiamo proprio prendere la distanza, creare proprio una grande distanza. E un'altra cosa fondamentale, ovviamente, è il movimento del bacino. Allora, io ora ve la faccio vedere con il muro, che sarà Matteo in questo caso, così che la vedete lenta. Dovete fare veramente caso al movimento del bacino, ok? Perché se voi distendete le gambe prima di aver allineato i fianchi, cadete in avanti, perché le gambe pesano, quindi tendono a portarvi in avanti. Invece dovete completamente aprire i fianchi, essere completamente allineati, cioè i fianchi devono essere in linea sopra le spalle. Quando avrete i fianchi in linea sopra le spalle, potrete a quel punto allungare le gambe, ma solo a quel punto lì. Matti, mettiti lì, mi serve solo tu stai davanti, mi fai semplicemente, nel caso in cui io passi in piedi. Allora, io non vi ho fatto, quindi prendiamo la nostra distanza e portiamo le nostre mani in questa posizione. Da qui prendiamo e appoggiamo la parte alta della testa e iniziamo a portarci in una sorta di Adho Svanasana. Io sto già iniziando a spingere tanto con gli avambracci. Da qui camminiamo e sentiamo l'appoggio della nostra testa. La nostra schiena deve rimanere dritta e il petto deve rimanere aperto. Fino a che punto? Fino a quando sento che i piedi possono staccarsi. Uno e due. Ruoto i fianchi completamente e una volta che ho ruotato i fianchi, distendo le gambe. Su. E il resto. Ok? Spingo fortissimo sugli avambracci. Quando scendo devo fare la stessa cosa. Piego, 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 piego. Mi fermo e scendo lentamente. E questa è l'esecuzione. Ok? Allora, quali possono essere le difficoltà? Le difficoltà ovviamente sono tante. La prima cosa l'hai accennata da un punto di vista di sensazione, no? Del fatto di vedere il mondo alla rovescia, anche da un punto di vista proprio di percezione corporea, quindi dal punto di vista sensoriale, propriocettivo, c'è una grande alterazione. Essendo nella posizione a testa in giù, a volte si parlava di come muovere le gambe, è difficile anche capire se le gambe sono stese, sono leggermente flesse, perché chiaramente cambiano un pochino tutti i riferimenti. Quindi comunque sia, intanto un po' provare la posizione a testa rovesciata, secondo me, per abituarsi, magari anche semplicemente in appoggio, senza andare, però iniziare un pochino a sentire questo tipo di posizione. Poi, a livello di mobilità, sicuramente non è tra quelle che possono comportare maggiori problemi, anche se per fare il movimento corretto c'è una debole chiusura a livello dell'anca, no? Mentre ci si avvicina, quindi un minimo di, sulla catena posteriore di mobilità ci deve essere sempre. Poi c'è un problema di avere una quantità di forza sufficiente, come dicevi te, a spingere, a mantenere il peso del corpo, a evitare che appunto il peso faccia fare questo, diciamo, alle spalle, no? Nella posizione inversa, e quindi che uno possa mantenere il torace aperto spingendo. Quindi ci vuole un discreto tono muscolare per quanto riguarda la muscolatura, intanto sicuramente del tricipite, qualche cosina anche dell'avambraccio che deve tenere, del deltoide e anche dei pettorali, quella parte del corpo. Nel passaggio, nella tenuta della zona, quindi del bacino e tutto, e sono coinvolte anche la muscolatura addominale, specialmente quella più profonda, e anche quella dei paravertebrali, che devono avere un gradiente di forza nettamente superiore a quella che poi deve essere richiesta, proprio per evitare che una fatica eccessiva porti a uno sbilanciamento. Cioè, essendo qualcosa che va fatta tutta in maniera molto graduale e dolce, bisogna che la quantità di forza e di forza resistente della muscolatura sia abbastanza superiore a quella richiesta, perché se siamo vicini a livello massimale, troppa tensione, poi rischiamo di cadere. Quindi sempre addominali, paravertebrali, il minimo di lavoro per il potenziamento per la parte superiore, quindi di esercizi di spinta, i banali piegamenti sulle braccia, push-up e flessioni, però fatte in maniera corretta con la tenuta per il discorso del tricipite. E poi direi, chiaramente, se non c'è può assistere, sempre di farla con l'appoggio della parete, perché il problema è che se torno, diciamo, indietro, riappoggio i piedi, non succede nulla. Il problema di farsi male, ovviamente, è quando subo la verticale e cado schienando, però se c'è una parete, ovviamente, tanto in là non vado. Il mio consiglio è comunque di tenere la parete distante, cioè almeno un mezzo metro rispetto alla parete, così che
c'è solo l'appoggio delle gambe, perché se ci abituiamo ad appoggiare la schiena alla parete siamo già oltre la nostra linea. Quindi in realtà cerchiamo di farlo sempre mantenendoci comunque distanti dalla parete. La parete è un supporto che ci può servire nel momento in cui le nostre gambe vanno oltre, perché altrimenti poi diventa un problema. Quello che io vi consiglio è iniziare a lavorare prima sulla mezza posizione, cioè arrivare solo a fare il passaggio in cui sentite la forza. Quindi in che senso? Semplicemente spostandosi, cioè limitarsi a fare l'apertura del fianco, quindi camminare, portare sulle gambe, già questo vi può aiutare, e poi lavorare solo su questa posizione, questo, ok? Sentire questa posizione, sentire i fianchi allineati, poi da qui è molto più semplice, però vi permette di avere tanto la leva più corta, quindi nel caso in cui doveste cadere è più facile, avete da controllare meno peso in avanti e indietro. Certo. E comunque vi fa sentire il tipo di lavoro che dobbiamo fare. Una volta che avete fatto quel tipo di lavoro lì, basta semplicemente allungare le gambe. Siete già in linea, quindi non c'è verso di andare in avanti. E questo qui è, per me, è quello che posso fare. Comunque, di sicuro rinforzo delle braccia. Tanto, stavo pensando a quei esercizi, appunto, di, diciamo, di tiramenti sulle braccia, fatti magari con il bacino sollevato, possono essere fatti, no? Ah, in questa maniera, sì, per abituarsi un pochino, ma la stessa posizione, diceva, non completa, essendo comunque una tenuta isometrica, se si fa anche un pochino più prolungata ha sicuramente beneficio, anche perché in realtà bisogna abituarsi a lavorare in maniera isometrica, quindi tenendo la posizione, cioè se uno, questo può essere un sì, questo è il lavoro soprattutto per quanto riguarda la muscolatura addominale, ma benissimo per la tenuta, però diciamo per quanto riguarda la parte superiore del corpo rispetto alla posizione verticale il carico è molto minore, quindi per la tenuta addominale va benissimo, però per gli effetti per la parte superiore. Ma se io a volte faccio fare questi come esercizi, faccio partire da qui, sì, perché poi ho bisogno che i gomiti non si allarghino, quindi faccio fare questo come primo, benissimo, sì, questo come secondo, sì, li faccio ritornare al centro e questa è una prima progressione, poi li faccio fare questo in avanti, sui fianchi, tutto indietro, distendere le braccia, sì, di nuovo scendere, di nuovo in avanti e poi fare questo tipo di movimento. Questo può essere un lavoro che può sì, si può aiutare sulle spalle, sicuramente più anche a livello di mobilità e comunque di appoggio come carico, essendoci sempre l'appoggio poi dei piedi è abbastanza relativo rispetto a quello in verticale, però sicuramente è una preparazione anche per tutta la muscolatura, diciamo, per rendere in grado di fare un lavoro superiore. Come potenziamento, ripeto, legamenti in varie posizioni, magari se uno ha appunto o direttamente la parete o anche dei piccoli rialzi, li fa col corpo leggermente inclinato, sì, cioè via via diventano più difficili, teoricamente la massima difficoltà ce l'avrei nel fare il piegamento proprio nella posizione verticale, però può essere un po' difficile per qualcuno arrivarci, però partendo dall'orizzontale magari cominciare appunto o a inclinare il bacino, magari mettendo anche i piedi sul rialzo, oppure appunto a mettere anche da un materasso, anche da un rialzo qualsiasi, una diciamo, se io avessi i piedi più o meno a questa altezza già è un tipo di piegamento, scendere giù, sì, o anche rimanere in posizione isometrica, magari bassa, perché è più simile al tipo di lavoro che poi richiesto nella verticale. Il carico, sì, il più inclinato possibile, è chiaro che più che io mi inclino, quando arrivo proprio quasi a 90 gradi al perpendicolare, diventa molto più difficile, cioè... Quindi anche al muro? Anche al muro, benissimo, sì, sì, salendo, quello che dicevo io, sì, sì, una cosa del genere, perfetto, per arrivare, sì, sì. In verticale. Sì, sì, o anche semplicemente l'appoggio, se ti metti in appoggio con la posizione, è vero che qui manca tutta la componente, no, di sentire, appoggio sui gomiti. Usando i gomiti come se fosse la posizione, non sono ovviamente, no? Più che mi avvicino, più che diventa difficile e più simile a quella che può essere, però per sentire perlomeno l'appoggio, la tenuta può essere di aiuto, come il lavoro proprio diciamo di potenziamento muscolare, di preparazione, si sente sulle spalle. Da non abusare perché altrimenti c'è l'effetto che a livello mentale mi abituo comunque, no? Però è abbastanza diverso nel passaggio, sì, quindi non faccio confusione, diciamo, no, perché siamo all'opposto, infatti la posizione inversa mi può servire come potenziamento senza poi crearmi diciamo un'idea di partner motorio che poi si va un pochino a
confondere con quello corretto dell'esecuzione della posizione. Va bene, io ti ringrazio. La prossima volta faremo di nuovo un altro headstand, faremo Kripadasana, quindi quella sui tre appoggi che ha una salita completamente diversa e vedremo, insomma, forse ad alcuni viene meglio quella rispetto a Shirshasana. A me dipende, insomma, non è così facile. Va bene, nel frattempo io vi ringrazio, esercitatevi intanto con Shirshasana perché poi lavoreremo su Kripadasana, Pincha, Mayurasana, che è una via di mezzo tra un headstand e un handstand, per poi arrivare ad un Kaprasana, quindi che Dio ci assista, perché proprio verticale, vediamo un attimo come funziona. Niente, io vi ringrazio e al prossimo incontro. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie, ciao a tutti.